Con una propria ordinanza, il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, vieta nuovi attracchi e chiude il porto. Non ci sono i requisiti per garantire la sicurezza. La preoccupazione dopo il fatto del migrante, quindicenne risultato positivo. L'intervento della prefettura di Agrigento e la reazione di Calogero Pisano, di Fratelli d'Italia. La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta sul trasferimento a Pozzallo da Lampedusa via Porto Empedocle di un gruppo di 50 migranti, tra di loro il quindicenne egiziano con febbre e congiuntivite risultato positivo al coronavirus. L'intervento del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza sottolinea che la regione ha già acquistato 6.000 test e ne sono stati elaborati 4.000. Di questi 39 sono risultati positivi. Nell'isola si registra un boom di guariti, ma in questa fase dobbiamo avere pazienza. Ricorre il 168esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La ricorrenza è stata celebrata con una simbolica cerimonia durante la quale il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha deposto una corona di alloro presso la lapide ai caduti posta all'interno della questura. Ora basta. Finché durerà l'emergenza sanitaria del coronavirus, il porto di Porto Empedocle non assicura i necessari requisiti per la classificazione e definizione di porto sicuro. Lo afferma il sindaco Ida Carmina, che ha firmato un'ordinanza trasmessa al ministro dell'Interno, alla prefettura e alla questura di Agrigento, al presidente della regione Sicilia. È vietato, pertanto, si legge nel provvedimento, lo sbarco e il transito di qualsivoglia migrante, visto che c'è l'impossibilità di individuare la possibile insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con particolare riferimento al Covid-19. A Porto Empedocle è passato, proveniente da Lampedusa, anche il migrante egiziano di 15 anni positivo al coronavirus, ospite dell'hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Nel paese dell'Agrigentino ci sono al momento 5 casi di coronavirus. E sul caso del migrante risultato positivo al Covid-19 interviene la prefettura di Agrigento, nella finalità di porre in essere tutte le possibili misure per individuare le eventuali fonti di ulteriore contagio, si è provveduto tempestivamente ad interessare l'ufficiale sanitario di Porto Empedocle e la direzione sanitaria dell'ASP di Agrigento perché siano individuati i soggetti di questa provincia che hanno avuto contatti con il migrante, i quali, accanto ad un periodo di isolamento fiduciario, saranno altresì destinatari di un servizio medico di sorveglianza attiva ed eventualmente saranno sottoposti a tampone nel caso in cui dovesse esserne riscontrata la necessità. Come reso noto dalla stessa autorità sanitaria, già nei momenti successivi all'arrivo a Porto Empedocle era stata effettuata a scopo preventivo e precauzionale la sanificazione dell'ambiente a bordo della nave di linea sulla quale i migranti avevano viaggiato. Si segnala infine che il personale della Polizia di Stato ed il personale sanitario presente allo sbarco era munito di idonei dispositivi di protezione individuale, tuttavia anche nei confronti dello stesso personale verranno poste in essere tutte le procedure ritenute a tutelarne la salute ed ad intervenire in caso di insorgenza di qualsiasi possibile sintomatologia. Infine si registra anche la presa di posizione di Calogero Pisano di Fratelli d'Italia, dirigente nazionale del partito. Si tratta di una notizia allarmante che conferma come la preoccupazione manifestata in passato da noi sulla possibilità che gli arrivi di migranti sulle coste siciliane costituissero un ulteriore potenziale rischio di diffusione dell'epidemia sia assolutamente fondata. Non possiamo non evidenziare inoltre il silenzio assordante di certi parlamentari di maggioranza agrigentini,
Temiamo che con l'arrivo della bella stagione possa esserci un incremento esponenziale di nuovi arrivi. Per questo chiediamo ancora una volta al governo nazionale, finora rimasto indifferente, di intervenire immediatamente per fermare gli sbarchi e per scongiurare che l'attuale situazione sanitaria, già di per sé grave, possa degenerare in una tragedia dalle proporzioni ancora più devastanti per i siciliani. Ho già preparato e sarà inviata nel pomeriggio un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché io non mi spiego e non riesco a comprendere perché un ragazzo in quelle condizioni sia stato dato il permesso dalle autorità sanitarie dell'Agrigentino di essere trasportato a Pozzallo. Io non penso, non credo, tutto è possibile, ma non penso e non credo che questo ragazzo, prima a Lampedusa, e poi a Porto Empedocle non avesse la congiuntivite, non avesse la febbre, così come è stato evidenziato a Pozzallo. E non credo che questi sintomi, la congiuntivite e la febbre, siano insorti durante il trasporto da Porto Empedocle a Pozzallo. Io sono arrabbiatissimo, io sono la prima vittima di questo tipo di situazione e chiederò conto e ragione a tutti nell'interesse della mia città che queste cose non debbono più accadere. Ho preparato anche una richiesta di chiarimenti all'assessorato regionale alla sanità Razza per fare un'ispezione, per fare una relazione sanitaria su tutto quello che è accaduto e sulla tracciabilità di questo soggetto, di questo ragazzo che è sbarcato con un barcone a Lampedusa, poi è stato portato a Porto Empedocle e poi dopo un po' è stato trasportato a Pozzallo. Dobbiamo capire perché questi controlli sanitari non hanno evidenziato quello che noi poi abbiamo evidenziato a Pozzallo. Noi non potevamo e non possiamo accogliere i migranti fino a quando dura questo stato di epidemia nel nostro paese. Tra le misure più efficaci adottate in Sicilia, secondo gli esperti, c'è sicuramente l'isolamento di coloro che sono rientrati nell'isola da fuori regione. Chi è rientrato dopo il 14 marzo è stato anche sottoposto a tampone e sono arrivati i primi esiti. Su 4.000 test effettuati, 39 sono risultati positivi. Tutti i contagiati sono asintomatici, dunque potenzialmente, senza isolamento, sarebbero potuti andare in giro ad infettare altre persone. E mentre si attende l'esito di ulteriori 2.000 campioni già prelevati, altri 9.000 rientrati in Sicilia sono ancora in attesa di eseguire il test. Dobbiamo evitare che un soggetto che magari sta benissimo, che si sente a casa confortato da uno stato di salute assolutamente e apparentemente perfetto, magari possa essere un soggetto che in quel momento è positivo, ma del tutto asintomatico. Qual è la pericolosità di questo virus? Che un soggetto asintomatico, reinserito assolutamente in maniera precoce nel contesto sociale, possa contagiare altre persone. Noi questo non dobbiamo e non possiamo permettercelo ed è la ragione per la quale ieri, insieme al Dipartimento delle Attività Sanitarie, abbiamo destinato una linea aggiuntiva di 10 laboratori. Che finalmente anche quelli nel privato hanno ottenuto la possibilità di processare tamponi, di avere reagenti, che ci consentirà di ogni giorno mettere assieme 1.200 tamponi che non saranno quelli destinati ai soggetti che vengono trattati negli ospedali, che presentano sintomi, che sono legati ai cosiddetti casi già accertati positivi. È una linea a parte, ma è una linea a parte indispensabile. È una Pasqua inedita questa per i cittadini di Villafrasese, ma penso diciamo, sia una Pasqua inedita per tutto, per tutto il territorio nazionale. Ovviamente lo spirito è quello di un po' di, diciamo, non siamo perfettamente animati da quello che è lo spirito di festa. Naturalmente lo siamo da un punto di vista, è il momento da un punto di vista religioso proprio per meditare. Questa Pasqua può assumere un valore, quello puro della Pasqua vista in maniera religiosa. Dobbiamo confidare sulla speranza, dobbiamo confidare sul fatto che da qui in avanti si possa cominciare a pensare a un futuro che possa farci superare questo momento drammatico. Io stamattina ho avuto dei dati da parte dell'ASP che hanno
su risultati dei tamponi che erano stati fatti nei giorni precedenti, e per nostra fortuna i dati sono confortanti, abbiamo un ridimensionamento dei positivi, e questo ci fa sperare che da qui a una settimana, 10 giorni, potremmo avere quasi la totalità dei casi tutti negativi. Quindi la Pasqua la vivremo sicuramente con spirito religioso, come siamo abituati a fare, da comunità unita, da comunità che in questo momento ha trovato un grande spirito di solidarietà, di unità, un senso di comunità forte, perché il bisogno, la necessità ci ha rafforzato come paese, e sono convinto che alla fine usciremo più forti di prima. Villafranca riuscirà a dimostrare quella che è la sua forza, riuscirà a fare di questo momento di emergenza un motivo per rilanciare la propria, per rilanciarsi sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista economico. La gestione dell'emergenza all'interno della struttura è stata eccezionale, una struttura che si è trovata a dover gestire come se fosse un centro Covid, di fatto con personale che già aveva all'interno, quindi un grande spirito di collaborazione, un grande spirito di una abnegazione al lavoro, diciamo un personale ridimensionato quasi al 50% per i casi di positività, che ha portato avanti l'attività della struttura curando i pazienti in maniera eccezionale e con dati che di fatto ci confortano. Abbiamo sentito di tanti dati in altre parti d'Italia, per fortuna a Villafranca questo non si è registrato, grazie anche all'impegno di tutto il corpo, il personale sociosanitario della struttura e di tutta la direzione della struttura stessa. Assolti anche in appello i 12 ex consiglieri comunali di Canicattì in carica nell'ottobre del 2003, indagati dalla Corte dei Conti per l'aumento del gettone di presenza del 200% rispetto all'importo erogato per la partecipazione alle riunioni delle commissioni consigliari e alle sedute del Consiglio. Tra i 12 ex consiglieri che hanno incassato la doppia assoluzione c'è anche l'attuale sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, 48 anni, poi il suo rivale al ballottaggio del 2016, Ivan Paci, 43 anni, l'ex deputato regionale Gaetano Cani di 59 anni. Oltre a loro tre, l'indagine è stata aperta nei confronti di Vincenzo Angelo Cuva, 65 anni, Giuseppe De Luca, 58 anni, Fabio Di Benedetto di 55 anni, Francesco Di Natale, 50 anni, Diego Ficarra, 50 anni, Rita Guarneri, 46 anni, Renato Licalzi di 52 anni, Pietro Lionte di 58 anni e Mauro Zanchi, medico di 56 anni. La vicenda è questa. Nel settembre del 2003 il Consiglio Comunale, con i pareri giuridici, legislativi e contabili del segretario comunale e dei dirigenti dell'epoca, aveva approvato una delibera che aumentava l'entità del gettone di presenza da 31 euro a 100 euro, una delibera a termine che scadeva il 31 dicembre dello stesso anno, e poi il Consiglio avrebbe dovuto deliberare di nuovo per inserire la variazione nello statuto comunale. Ma all'inizio del 2004, precisamente a fine marzo, scoppiò la bomba alta mafia con l'arresto del sindaco, poi assolto in via definitiva, e in seguito l'ente venne sciolto per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione amministrativa del comune di Canicattì. Quindi non venne data esecuzione alla delibera. Nel 2013 il comune di Priolo Gargallo, nel Siracusano, adottò una delibera simile a quella che il Consiglio Comunale di Canicattì aveva approvato nel 2003, richiamandola nel testo, e la Corte dei Conti aprì un'inchiesta sia per Priolo che per Canicattì. Ai 12 indagati venne notificato l'avviso di fissazione udienza di un procedimento con l'ipotesi a loro carico del reato di danno erariale. Nel 2014 venne aperta da parte della Procura della Corte dei Conti di Palermo un'istruttoria al termine della quale si ipotizzò un danno erariale di circa 600.000 euro per i gettoni di presenza. Prescrizioni ed altro hanno ridotto il presunto danno a poco più di 300.000 euro che in caso di condanna i 12 ex consiglieri comunali sarebbero stati chiamati a pagare in solido. Ma sia in primo grado che in appello gli ex consiglieri, tra cui l'attuale sindaco Ettore Di Ventura, sono stati assolti.
Amici Trebi Meteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di sabato. Sull'Europa è ancora presente questa vasta area di alta pressione che garantisce su molti stati tempo stabile soleggiato e temperature nel complesso superiori alle medie del periodo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio cosa attenderci dal punto di vista della nuvolosità. Vedete, cartina piuttosto eloquente con tutta l'Italia sgombra da nubi, sintomo di tempo stabile e cieli sereni un po' su tutte le regioni. Andiamo a vedere quindi in definitiva la previsione sul nostro paese per la giornata di sabato. Veramente poco da segnalare, cieli ovunque sereni o poco nuvolosi, temperature in ulteriore aumento, in particolar modo al centro nord. Pensate che toccheremo punte di 26-27 gradi sulla Valpadana e nelle aree interne della Toscana. Bene, per questo aggiornamento è tutto, per ulteriori dettagli anche sul tempo atteso per Pasqua e Pasquetta vi aspetto sul sito trebimeteo.com.